Ciao a tutti, sono Candida. Oggi con questo video vi faccio vedere come realizzare dei fiocchi con dei nastri in maniera semplice e veloce, dei fiocchi che verranno molto belli e perfetti che potrete utilizzare per abbellire tutte le vostre creazioni. Partiamo. Allora, comincerei con il fiocco che viene fatto utilizzando solo le dita, che è semplicissimo ed è molto bello. Allora, si fa in questo modo, si tiene il nastro. Così, col pollice, vi faccio notare che la larghezza delle dita determinerà la larghezza finale del nastro, quindi più tenete larghe le dita e più il nastro verrà largo. Quindi decidete a priori più o meno come volete fare il nastro. A questo punto, una volta fatto questo, il movimento da fare è semplicissimo, è questo: si lascia passare il nastro sotto, così, in questo modo. Passiamo di sopra. A questo punto, come vedete, ho lasciato il nastro così appoggiato sopra il pollice. Ma perché? Perché dobbiamo far passare il nastro sotto questo nastro, sotto questa parte. Quindi, mettendo il pollice sotto, lascio un po' di larghezza in modo da rendere più semplice questa operazione, altrimenti potrebbe essere complicata. Invece, facendo così, io riesco più facilmente a far passare il nastro dall'altro lato. Vedete? A questo punto, basta tirare, posizionando il nodo al centro delle due dita, così, e il fiocco è pronto. Vedete che abbiamo fatto un fiocco che, una volta aggiustata la parte sotto del nastro, voi avrete un fiocco perfetto, senza spessori, da poter incollare, ad attaccare le vostre creazioni. Dopodiché con la forbice rendiamo uguali i terminali come preferite, e questo è quanto. Nello stesso modo possiamo fare anche dei fiocchi doppi. Come si fanno? Doppi o tripli, spessi quanto volete. Allora, facciamo in questo modo. Lasciamo, io adesso ve lo faccio vedere doppio. Lasciamo un po' di nastro in modo da poter lavorare. Stessa cosa, tengo il nastro esattamente come prima. Dove sta la differenza? Nel fatto che invece di fare un semplice giro di nastro e quindi creare il fiocco, faccio girare il nastro un paio di volte, due o tre o quattro, quello che volete, intorno alle dita. In modo, adesso vedete, io l'ho fatto girare 2 volte, quindi ho due parti di nastro qua e due parti di nastro qua. A questo punto procedo esattamente come ho fatto prima. Quindi faccio passare il nastro sotto, così, lascio sempre il pollice in modo da crearmi un po' di spazio, un po' di tasca per far passare sotto il nastro, chiudo, così, e il nostro fiocco doppio è stato fatto. Se avessi passato 3 volte il nastro intorno alle dita, sarebbe venuto da 3. Immaginate un nastro di tulle molto soffice, con 3-4 passaggi viene molto vaporoso e viene molto bello. A questo punto vediamo come fare dei fiocchetti tipo questi, quindi dei fiocchetti molto piccolini che però rimangono molto utili quando si fanno i lavori di scrapbooking, tipo gli album. Queste cosine qui sono sempre belli come abbellimento. Allora, prendiamo un nastro sottile, perché il fiocco verrà molto piccolo. Non si possono più utilizzare le dita perché, vedete, verrebbe troppo grande. Se chiudiamo le dita non abbiamo più lo spazio per lavorare. Quindi cosa facciamo? Ci affidiamo ai rebbi di una forchetta, che sostituiranno le nostre dita. Ogni due rebbi un dito. Quindi procediamo esattamente nello stesso modo di prima. Quindi puntiamo il nastro, lo facciamo girare come se fossero le nostre dita, lo passiamo sotto, così. A questo punto cerchiamo, come avevo detto prima, di mantenere un po' di nastro sul pollice per poter poi facilmente passare sotto.
Adesso con la forchetta è un pelino più complicato perché gli spazi sono molto ridotti. Quindi facciamo così, passiamo sopra al centro e facciamo passare il nostro nastro qui sotto. Dopo un po' uno prende la mano, sembra complicato, ma in realtà non lo è. Quindi tiriamo di nuovo come abbiamo fatto prima, in modo da chiudere il nastro al centro. Facciamo un nodo ben stretto. A questo punto sfiliamo e questo è il nostro fiocchetto perfetto. Se vi sono stata utile, ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lorusso e non perdetevi i miei prossimi video. A questo punto non mi resta che augurare buona creatività a tutti.